devo raccontare. Non canto, non recito. Un applauso a Santo, il quale si riposerà per 5 minuti. 5 minuti, poi dopo interverranno anche altri. Allora, volevo parlarvi un po' di me, di questo posto. E il pretesto, perdonatemi, non sarò lunghissimo, 5 o 6 minuti. Perché? Chi mi conosce, ci sono molti che non mi conoscono, mi hanno conosciuto solo questa sera. Venendomi a trovare, capita, non spesso ma spessissimo, che io racconto le mie bellissime, meravigliose e anche tristi storie, il mio passato, le mie radici, perché ho avuto la fortuna e la sfortuna di avere dei bei personaggi alle mie spalle, il mio predecessore e poi in particolare il mio mito è stato mio padre. Perché? Perché mio padre era, e qualcuno la riascolterà questa storia, e chiedo scusa a chi è che l'ha già ascoltata, ma ci sono molti che non l'hanno mai sentita, no? Quindi per questi io racconto e poi in qualche modo mi giustifico. Perché? Perché un personaggio che è là con il cappello, vedete, si chiama Locres. Mai miti? Come ti chiami? Vabbè, Locres. Sentendo, siccome lui è uno di quelli che arrivati, no? Lui vive per i soldi, per fare le cose, non mi fanno schifo neanche a me, cioè non è che mi fanno schifo, no? E allora lui ultimamente mi ha fatto questo rimprovero, mi ha detto: quand'è che dimentichi il tuo passato? Quand'è che esci dal tuo passato? Come dire, quand'è che cominci a vivere? E logicamente un'affermazione del genere ti sta stretta, no? Ti sta stretta, perché a me sembra di vivere anche il presente. Se voi siete qui questa sera, siete in un posto, in qualche modo, che ho creato io, con le mie emozioni, con i miei racconti. Quindi, caro Locres, io il presente lo vivo diversamente da te, ma lo vivo e lo amo, però amo anche il passato. Ma perché? Perché ho avuto testimonianze della mia vita che tutto quello che è trascorso non è finito, ne sono sicuro. Viviamo noi, ce ne andiamo, però da qualche parte andiamo, ne sono sicuro. Ho avuto quasi la certezza, me l'ha data mio padre, mia madre, la mia storia grandissima che se mi venite a trovare ve la racconterò, della mia insegnante Clara. Quindi io ho adottato questa grande teoria che è della scienza quantistica. È chiaro che mi fa anche un po' comodo, no? Mi giustifica, che dice che non esiste né passato né presente e né futuro, ma esiste un tutt'uno che coesiste. Quindi se mio padre è morto, è andato da qualche parte, però io lo sento. Il mio grande fratello, che era suo padre, vedete questa meravigliosa Monica fuori? Cioè, suo padre, ma io non lo dico, scusate, alla maniera di Santo Angelico. Lui giustamente crede, e io lo ammiro, no? Ai suoi santi, no, io lo dico perché lo sento. Mio padre, per esempio, una volta facevo le famose sedute spiritiche, ma le facevo seriamente,
mi sono successe delle cose incredibili. Mio padre veniva sempre alle sedute e mi diceva: Fausto, smetti, non farle, ti fanno male, non farle. Allora io chiesi a mio padre: dammi una dimostrazione che ci sei tu qui. Se tu mi dai la dimostrazione che sei tu o non sei una forza, un qualche cosa, io non le faccio più. E lui me l'ha data la dimostrazione. Mi ha fatto capire che doveva prendere un registratore e lui in un preciso momento mi disse: schiacci in questo momento, io ti darò la prova che sono qui. Mi aspettavo la sua voce. L'avrei potuto anche creare con la mia fantasia, invece no. Che cosa venne registrato in quel breve tragitto di nastro vergine che avevo comprato quella mattina? Un battito di cuore fortissimo. Voi dite: è possibile? Per me no. Io ci credo. Quindi io, per esempio, tanto per giustificarmi con Locres, cioè, e quindi io, caro Locres, non è vero che vivo solo nel passato, ma vivo anche nel presente, alla mia maniera, alla maniera in cui mi fa forse più comodo. Ma perché? Perché per me è una certezza, ma questo mi aiuterà certamente a superare. Avrò anche io una grande paura quando saremo lì da soli, perché lo proverete tutti, no? Il momento in cui voi finiretela, perché non è per portare sfiga, ma la vita finisce, no? E io, per bontà dei miei che mi hanno preceduto, sono sempre con me. Tanto che poi, e questo non ve lo racconto e qui finisco, ho scritto, e il mio sogno più grande è fare questo film, che lui sembra che mi abbia trovato un produttore stasera, no? Locres. Quindi tutto questo per dirvi che qui, se non altro, si vive anche, non si sogna solamente. Il fatto di vivere è che questo, chiamiamolo, non mi ritengo un vecchietto, però è ancora frequentato, seguito, e si parla, ci si comunica, soprattutto con i giovani. Con questo non voglio dire che non accetto gli altri, ma i giovani sono la mia forza, e questo mi fa star bene. Buonasera a tutti. Io vi volevo ringraziare tanto, e soprattutto adesso che due minuti prendo un po' di respiro, c'è il mio amico Arturo, il quale ci delizia con la sua musica, con la chitarra e la sua arte, perché è un ragazzo che ho conosciuto e che mi dà il cuore sonante, perciò mi fa divertire. Spero che state bene e che soprattutto vi siate divertiti con la musica. La musica trascina l'anima e trascina tutto e ci fa stare bene. Grazie. Grazie a tutti della presentazione. Io sono Arturo, canto in spagnolo. Paso y saca un corazón.
conejo de la vieja chistera. Hoy no es feliz como un niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida afina con el pincel. Se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla. De vez en cuando la vida se nos brinda en cuero y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntillas por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella sola. Una volta ogni tanto la vita nos besa en la boca, ci bacia en boca, y nos despertamos sin saber qué pasa. Fumando un palo sentados sobre una calabaza.